Questo è il mio primo carro, il primo progetto tanto atteso e tanto desiderato, un sogno di quando ero bambino, un viaggio lunghissimo durante il periodo degli anni della bottega dove mi sono formato, e lo vorrei dedicare alla gente di Matera, ai giovani di questo territorio, che possiamo trovare insieme la forza per non mollare, per andare avanti e per scrivere pagine nuove di un futuro che abbia i giovani e gli adulti protagonisti. Loro mi hanno aiutato nella realizzazione dei manufatti in carta pesta. Sono stati davvero eccezionali. I due elementi su cui ho voluto sviluppare la gran parte delle scene del tema legate al tema del carro 2020-2021 sono quelli della casa e della conversione di Zacchio. La casa in riferimento ai 750 anni della cattedrale di Matera, quindi la casa di Dio tra la casa degli uomini. E invece la conversione di Zaccheo è l'elemento chiave che darà anche là a tutto ciò che riguarda il cambiamento della struttura del carro. La chiave è anche per poter superare la pandemia che ci ha colpiti duramente e che ci servirà per poter sperare nuovamente in un futuro migliore in questo territorio. Nella realizzazione di questo grandissimo progetto artistico non posso fare altro che ringraziare l'equipe che ha coadiuvato il lavoro. In primis i due falegnami Francesco ed Egidio, fondamentali per la costruzione del carro. Per completare la squadra ringrazio Bruna, Gennaro, Pina e Claudia che si sono occupati della carta pesta e della parte pittorica. E i ragazzi della cooperativa Oltre Latte, diversamente abili, che sono stati il motore di questo grandissimo lavoro. Ecco a completo la squadra del carro 2020. E visto che questo 2 luglio non potremo festeggiare, aspettiamo il prossimo e, come dice il proverbio, tutti insieme vi auguriamo a mochi a mochi a mochi.